molto in comune. Anche lui sosteneva la causa antifascista. Così, il nostro appartamento divenne un punto di riferimento sicuro per gli esiliati politici del nostro paese, oltre che un punto di incontro tra il Partito Comunista Italiano e la solidarietà con i repubblicani spagnoli. La nostra vita insieme in realtà non durò più di tanto, perché lui decise di andare a combattere con le brigate internazionali in Spagna. Lì, durante uno scontro, rimase ferito, quindi venne estradato in Italia e poi incarcerato. Nonostante ciò, io continuai anche da sola a offrire la mia casa come luogo sicuro per i fuggitivi, sia durante la guerra civile in Spagna, che dopo la sconfitta dei repubblicani. Poi arrivò la guerra in tutta Europa. In quel periodo io lasciai il lavoro per dedicarmi completamente all'organizzazione della lotta antifascista. E nel 1943 tornai in Italia sotto ordine del PCI. Dopo qualche mese ero già più che attiva. Riuscii infatti a organizzare manifestazioni antifasciste di donne contro il regime e la guerra, che stavano impoverendo le famiglie. E in seguito a una di queste, il 14 giugno del 1943, venne arrestata e incarcerata a Pordenone. La caduta di Mussolini, il 25 luglio dello stesso anno, mi invitò al processo e appena uscita di prigione mi unì definitivamente alla resistenza. Divenne un collegamento prezioso tra i reparti di montagna e le organizzazioni in pianura. Imparai ad andare in bicicletta, avevo 40 anni, ma imparai perché dovevo fare la staffetta. Diventai parte della Brigata Garibaldi Friuli e presi il nome di battaglia di Luisa. L'anno successivo mi fu affidato l'incarico di gestire i rapporti tra i movimenti antifascisti di Trieste e quelli di Udine, sotto il nome di Regina Franceschino, e fu proprio durante uno dei viaggi di ritorno da Udine che fui di nuovo arrestata e portata nelle carceri del Coroneo. Tennero chiusa lì per 10 giorni. 10 giorni durante i quali subì ogni genere di tortura, volta a sciogliermi la lingua, a farmi rivelare i segreti che custodivo per la resistenza. Ma io non cedetti, mai. Non mi passò in testa neanche per un attimo di tradire ciò in cui credevo. Proprio per questo, passati 10 giorni di interrogatorio sotto tortura, capirono che non avrei ceduto. No. E mi portarono alla risiera di San Sabba, l'unico campo di sterminio presente in Italia. Lì mi arsero nel forno crematorio. Ero ancora viva. Però non mi pento di aver taciuto, anzi, ne vado fiera. Nel 1971 mi fu conferita la medaglia d'oro al valore militare come riconoscimento al mio coraggio. Del mio corpo non è rimasto nulla, ma ciò che conta sono le azioni che ho fatto e le parole che ho pronunciato. Non dovremmo mai più dimenticare quanti uomini e donne del popolo sono caduti e quanti ancora cadranno in questa grande lotta in corso. Mai dimenticare.